Sì, vai. Quest'argomento che sta trattando Francesco, interessantissimo per me, dico fra parentesi perché non vorrei, è molto interessante perché mi piacerebbe che discuteste su quanto può aver influito la figura di quest'uomo dipinto e Sì, scolpito. esatto. Perché io adopero il colore da 30 anni oltre, no? E lo adopero su spazi molto grandi anche così, proprio per una mia voglia di esprimermi col colore, no? E so che l'autosuggestione è tremenda dentro ognuno di noi altri. Quando noi rappresentiamo un qualcosa, la stravolgiamo, tiriamo fuori quello che abbiamo dentro e anche quello che non abbiamo Sì, dentro. Non infatti so se Giampaolo, ti rendi. interrompo un secondo. Prova a fare la comparazione del corpo di un malato di AIDS col corpo di Cristo. Ma ti renditi conto quanto può aver influito sulla massa, dico sulla Sì. massa, il raffigurare una persona che non abbiamo neanche conosciuto, non abbiamo neanche un'idea di chi era. Perché quello che è scritto sui libri è stravolto come un quadro. Il quadro è un Potrebbe qualcosa, essere anche non uno esistito. stravolgimento che ha dentro soggettivo del pittore. Quindi come possiamo noi altri capire cosa e come? Cioè, la fantasia qui corre come un cavallo impazzito, Sì, poi insomma. un palestinese biondo me lo fai dove ce lo trovi. Altro Comunque 1,80 m. parlatene perché è interessantissimo questa roba. Ciao. Ciao. Sì, beh, a parte che sei se per alcuni se è esistito non era neanche di origine, perché dicevano che secondo Celso che la madre di Gesù abbia avuto un rapporto adultero con un certo Pantera, che era un legionario che veniva dalla Gallia, e di conseguenza abbia preso delle caratteristiche appunto un attimino più europee. Pronto? Pronto? Messo giù. Sì, allora, io appunto volevo proseguire. Sì, c'è altre telefona. Pronto? Pronto? Probabilmente abbiamo dei problemi col telefono oggi. Pronto? C'è il telefono che ci fa un attimino. Pronto? 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 Sì. Pronto? Ci senti? Sì, adesso sì, però. Ciao Anna. Ciao, che difficoltà, non so cosa succedeva. Beh. Io dicevo pronto, 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 Io dicevo pronto, pronto, ma. Scusa se disturbo. Dimmi tutto. Dov'è che hai letto, cioè su quale repubblica è che hai letto di quanto tempo fa? Allora, aspetta che ritiro fuori tutto. No, perché le ho tenute anch'io. Le hai tenute anche tu? Vuoi controllare se ho detto bugie, Puoi eh? verificare? Che villane. Allora, Una battuta, ci fidiamo, dai. quella Opus Dei, i Panzer del Signore, è Repubblica nella pagina della cultura del 15 gennaio del 97. Vacca boia, non lo... No, sai perché ti chiedevo? No, non per controllare, perché devo Sì. leggere anch'io una cosina, non oggi. Mi Sì. sembrava che anche su Avvenimenti c'era un inserto ben più esteso appunto su... Sì, ma hanno fatto del volantinaggio contro questa, eh? Durante la presentazione del libro, l'Opus Dei ha organizzato un volantinaggio contro di lei. Addirittura. Sì, hanno protestato scrivendo anche ai giornali. Questa qua la vogliono far fuori perché il discorso è che lei Ha ha usato. osato, cioè loro stavano beatificando su Escrivá, che era il fondatore dell'Opus Dei, no? E lei raccontava, lei conosceva tutte le idee, raccontava come erano le cose, no? E l'hanno sputtanata, insomma, come sono a Pensa, fare? pensa Claudio, sai perché mi fa piacere tutto ciò? Sì. Perché sono dai ultimi dall'83. Sì. Dall'83 che c'era specialmente una persona che ho conosciuto sempre attraverso a mezzo radio, che appunto ci spiegava cosa voleva dire Opus Dei e che era stata duramente trattata, specialmente qua nella nostra provincia, parlo del Sì. Trevigiano, e diceva la verità, non diceva le bugie. Solo che la verità dava fastidio ed era trattata come una bestia, Beh, come ovviamente. un'eretica, ecco. Ovviamente. E Se finalmente, giustamente a distanza di anni, per carità, però
però la verità viene fuori, perché non mi si venga a dire, chi è in ascolto, che non sanno la porcheria, il merciumo e la merderia che c'è sull'Opus Dei. Ma vale per tutti, vale anche per beati costruttori di pace, la stessa cosa, eh? Cioè, per me i beati costruttori di pace sono responsabili di gran parte della guerra di Jugoslavia. Questo deve essere chiaro, se c'è qualche beato costruttore di pace in ascolto. Non responsabilità giuridica, intendiamo, morale, ma filosofica, morale, sì, etica e religiosa. Un particolare, sull'esempio sulla guerra di Jugoslavia, che ad esempio prima che la guerra scoppiasse il Vaticano aveva già rimodellato le diocesi in base alle nuove frontiere che sono realizzate adesso. E questo è riportato da una rivista di geopolitica come l'IMES, tanto per dire. Io ho una serie di fotografie della Croazia con i preti, cioè del presidente croato con i preti in prima fila, insomma. Non ci serve la Jugoslavia per capire questo. Chi è che ha fatto scappare i nazisti nell'ultima guerra in Italia? Il Vaticano, con l'organizzazione Odessa, ma il Vaticano sapeva anche dei campi di sterminio, perché il Vaticano conosceva la teoria del superuomo nazista. Il superuomo nazista non è altro che il Gesù di Nazareth, cioè quello che dice fermati vento, sono il padrone, faccio quello che voglio io, cioè non è il superuomo nicciano. No, secondo me il Vaticano se n'è fregato, sai perché? Perché in fondo si trattava solo di un popolo, quello ebraico. No, perché hanno fatto fuori gli ebrei che erano loro avversari, hanno fatto fuori gli omosessuali che loro davano fastidio. Ma se nascono da loro? Solo se sono nella gerarchia, non se sono povera gente. Hanno fatto fuori i testimoni di Geova, che allora cominciavano ancora, no? Hanno fatto fuori i comunisti, che gli davano fastidio con l'ateismo, gli hanno fatto fuori tutti i nemici praticamente. Sì, è vero. E chi manovrava le camere a gas erano tutti cresciuti nelle scuole di catechismo, che poi siano stati fedelissimi al Papa o non siano stati fedeli, però tutti educati nelle scuole di catechismo. Basta pensare che un Papa ha detto, se io sapessi che mio padre è eretico raccoglierei anche io la linea per bruciarlo, perciò più chiaro di così. Comunque, niente, mi fa piacere, mi ripeto, cercherò appunto questo giornale, che andrò a leggermi l'articolo, anche perché voglio comprarmi il libro della signora. Della terapia, ti do il titolo? Sì. Comunque, dunque io qua c'ho un titolo però, Oltre la soglia. Oltre la soglia. L'autrice è Carmen Tapia. Maria Carmen Tapia. Cioè, io questi ho i dati qua sui pezzi giornali, ma penso che sia giusto. Che lo trovo nelle librerie. Sì, ormai è un best seller, insomma. Sì, appunto per questo. Ma che mi fa piacere, no, perché questo è giusto. Diamo a Cesare quel che dice. Ma comunque dicono che lei è una puttana, che lei si faceva le donne, si faceva i negroni, si faceva quello. Però si dimenticano spesso di una cosa, questa gente, che io, l'ho già detto una volta, non li vedo, non li penso in nome di Dio, di un Gesù Cristo, li penso come uomini, che nella mente non ci abbiamo più l'oppio, oppio. Ma ti stanno aspettando, Stanno aspettando che le forze decreschino, che si arrivi verso la morte, si arrivi un po' di paura. Claudio. Sono in agguato come Falchetti. Claudio. Dimmi. Cattivon. Sono cambiati i tempi. Dici. Stanno cambiando in maniera. I metodi sono sempre lo stessi che adottano, Sì, tesoro, però, come vedi, se io e te stiamo osando tanto per parlare di loro, tra virgolette, vuol dire che già sta già cambiando qualcosa. Sì, ma se io oso è perché mi sono fatto due spalle che tu manco ne hai idea, Sì, di questo ne sono sicura, ma voglio dire, alla luce dei fatti, parlare di questo sia alla radio che in mezzo alle persone non mi dà alcun fastidio, nessuna paura, mentre anni fa questo non mi sarebbe stato concesso. Oppure, infatti, è vero. E se tu noti bene guardi la gente si è risvegliata. Io so, ma tu devi pensare che nel 1982 c'è stata la fine del mondo e non se ne è accorto nessuno. Però guarda, adesso siamo qui in radio a parlare di cose che 10 anni, prima dell'82 non avremmo mai parlato. Ma guarda che...
guarda che è sbagliata quella data, ha detto, no, è vero, Balducci, è vero. Padre Balducci ha detto che c'è stato un errore di trascrizione, il 2000 l'abbiamo già passato. Ma no, il 1982 c'è stato l'allineamento planetario, no? Sì. Secondo la stregoneria, il mondo è descrizione, giusto? Sì. Cioè, gli oggetti li descrivo in base ai fenomeni. E il mio cervello ha una barriera che divide la parte esterna, cioè la parte, diciamo così, della corteccia cerebrale, dalla parte interna, d'accordo? D'accordo. Questa barriera è anche bioenergetica. Cosa succede? Nell'82 c'è stato l'allineamento dei pianeti, per cui la quantità di energia vitale che dal Sole arriva nello spazio si è concentrata sulla direttrice della Terra. Per cui questa barriera che divide la parte esterna e la parte interna del cervello si è indebolita. Per cui io colgo un numero diverso di fenomeni di quelli che coglievo prima. Per cui cambio la descrizione del mondo. Questa è la fine del mondo. Maria Verta, mi fa venire in semenia. Mamma mia! Mi tocca parlare in dialetto stretto. Ti faccio una domanda e poi t'ascolto. Sì, dai. Perché ho letto... no, devo leggere dopo su Internazionale, che ho visto l'articolo 8. Che ne pensi di Dianetic? Associazione... Se mi limito a fare come fa Beppi da Milano, ti dispiace? Dai, vai Monica, ancora. No, dimmi qualche cosina, dai. Te lo faccio dire da Francesco, ciao. Ciao, ciao, ciao Francesco. Ciao, ciao. Ciao. No, allora, il discorso, ad esempio, sono tante cose che stiamo tirando dalle telefonate e dovremmo rispondere. Il discorso della Dianetica... è un discorso molto lungo, c'è però un fatto da considerare, che Hubbard, prima di cominciare a fondare questa religione, era un frequentatore di certi circoli magici americani, tra cui quelli legati a Crowley e a Lotto. Lui addirittura, secondo quando è uscito un paio di anni fa, intorno agli anni 87-88, su una rivista che si chiama Agua Estratta, in cui ci fu un discorso molto lungo su Hubbard, e lui sembra che si impossessò di alcuni testi e li deformò a suo piacimento. D'altronde gli hanno attribuito una frase che era, diceva, invece di prendere un tanto a parola per scrivere un libro, è meglio fondare una religione e faccio più soldi. Comunque la mia considerazione di Dianetica è sempre negativa, in quanto loro vanno a creare una gerarchia, una struttura e una forma. Poi ognuno libro dice, io non cado nel plagio, premetto questo, non cado nel plagio. Però creano l'andicità che ci esiste una struttura, che ci sono dei riti di passaggio. Questi riti di passaggio vengono dati da una gerarchia. Dove sento parlare di gerarchia, io sinceramente, per citare Goebbels che diceva, quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola, quando sento gerarchia metto mano alla pistola o qualcos'altro, insomma. Cioè, dubito che il fatto che di sottomettere a delle persone a dei passaggi, a dei riti, a dei poteri, possa permettere a queste persone di o di migliorare o di cambiare o di diventare più perfezionate. Di conseguenza, come condanno la struttura della Chiesa Cattolica o di qualsiasi altra setta o di qualsiasi altro gruppo che si imponga con dei passaggi, con degli schematismi, con degli ordini, con delle obbedienze, posso condannare anche questa, ma non perché questa mi è antipatica in particolare, perché usa una tecnica di dominazione, ognuno può fare quello che vuole, se uno vuole farsi fare lo schiavo, faccia lo schiavo. Io comunque penso che la nostra futuro non sia di far da schiavi, ma sia di essere liberi, e di conseguenza essere liberi da ogni condizionamento. Se uno vuole farsi condizionare dalla Chiesa Cattolica, o invece farsi condizionare da un'altra Chiesa, vabbè, lo può fare, però non vive nella libertà. Questa è un'opinione mia, diciamo. Nel paganesimo si cammina insieme, anzi c'è anche una bruttissima dicitura del maestro, cioè nel paganesimo, nella stregoneria, il maestro è colui che si calpesta. Rispondo una telefonata e poi vi spiego cosa significa. Sì. Pronto? Pronto? Ciao Marco. Faccio prestissimo. A proposito prima del... sentivo proprio dell'immagine, no? Di raffigurare l'immagine di Cristo come insomma lo presentano con i chiodi, con le ferite. Sembra, io ho sentito una trasmissione sulle stimmate, no? Su Rai 3, sembra addirittura che proprio l'inizio di questi fenomeni delle stimmate su vari personaggi, adesso per carità c'è anche San Francesco che è un personaggio tutto insomma particolare, no? Ma molti altri che hanno avuto le stimmate, che hanno lasciato parecchi dubbi anche all'interno della Chiesa. La Chiesa stessa si pronuncia dicendo che le stimmate non sono prova di santità. Bene, sembra proprio che questo sia iniziato da dopo che siano iniziate queste raffigurazioni nella pittura, esatto, da parte di bravi, insomma, sì, professionisti, di pittori, eccetera, di questa rappresentazione proprio tragica, no, della sofferenza del corpo di Cristo crocifisso in croce. Mentre molti, credo che sia cosa di 500-600 anni fa o di 700-800 anni fa, adesso
Ecco, mentre probabilmente fino all'anno 1000-1100 Gesù non veniva rappresentato così, no? E allora dicono che da quei tempi indietro non si ricordano assolutamente fenomeni di stimmate. Questo riporto quello che insomma riesco a dire e che ho capito della trasmissione. Quindi l'influenza proprio di una persona che si mette lì magari religiosa al massimo eccetera davanti a un'immagine e praticamente trasporta dentro se stessa quell'immagine, quell'impressione, sì, i chiodi, il sangue eccetera, e dopo sembra che la mente probabilmente compie dei processi particolari per cui la scienza dice noi fino a lì non riusciamo a capire, esatto, cosa succede. E questo arriva proprio a produrre le stimmate in una persona, perché si è convinto di questo un neurologo, credo, che stava curando un paziente, un ammalato, era ricoverato presso un istituto psichiatrico, e questo ammalato a distanza di 15-20 anni, che aveva avuto uno shock da piccolo perché aveva subito delle sevizie, gli erano state legate le mani in modo molto stretto con delle corde o con del ferro, e ai polsi le corde avevano lasciato dei solchi profondi, no? Bene, dopo 15-20 anni questo ammalato è ricoverato in questo istituto, proprio davanti a questo medico nel suo studio, rievocando, terrorizzato proprio attraverso i ricordi eccetera di quello che gli era successo 15 anni prima nell'infanzia, è riuscito a riapparire sui polsi i segni che aveva subito 15-20 anni prima, durante questo shock. Quindi il medico era stato veramente colpito perché ha assistito di persona a questo evento. E allora dice, ecco, forse possiamo spiegare che attraverso un forte condizionamento psicologico anche le stimmate possono apparire. Che tra l'altro poi hanno fatto vedere diversi personaggi con le stimmate, che alcuni hanno i fori dei chiodi sul palmo della mano, no? Vicino alle dita, per capirsi, sì. Mentre altri li hanno un po' più su, all'altezza del dove finisce la mano e inizia il braccio, sul, no? Polso. Sul polso. Polso, ecco, molto più. E quindi insomma, se le stimmate, se Gesù è stato crocifisso in un certo modo, credo che dovrebbero tutti, se sono veramente provenienti da Gesù, tutti avere nello stesso punto, no, il foro dei chiodi. È idea soggettiva, infatti. Non penso che Gesù sia stato crocifisso e inchiodato sia nel palmo che nel polso, no? Va bene, poi un'altra cosa volevo dire. Quando voi parlate del crocifisso, almeno se vi riferite ai cristiani, cioè i cristiani non lo vedono in forma tragica come lo vedete voi, cioè come un simbolo proprio, un mezzo che procura una tortura o una morte, no? Come dice, uno si spara con la pistola, ecco, la pistola diventa simbolo quasi oggetto di adorazione. Cioè il crocifisso, la croce, sta a indicare, almeno quello che ho capito io quando ero insomma militante cristiano, è il segno del massimo dono di una persona che arriva addirittura a una morte così infamante come la croce per l'ingiustizia di altre persone che insomma lo prendono ingiustamente e lo mettono in croce. Allora, questa fine, che era una fine ignominiosa, era vergognosa, eccetera, diventa per Gesù quasi una, come si può dire, una vittoria, nel senso che lui, accettando questa cosa che non si meritava, proprio perché non si meritava, proprio perché era innocente, no? Infatti questo è il discorso dell'agnello innocente che si immola, sì, e poi lui l'hanno... Beh, non e era poi innocente, lo, comunque... E poi loro l'hanno trasformata, sì, che lui facendo questo ha sollevato dai peccati tutta l'umanità, no? Quindi la croce diventa un simbolo quasi... Infatti Gesù stesso durante la passione non vuole essere crocifisso, ma a un certo punto, pur di fare la volontà del Padre, accetta questa fine così. Ecco, quindi la croce è vista come un atto eroico di una persona che accetta di morire nonostante che sia una persona che, non so, ha vissuto nella giustizia, ha vissuto nella bontà, quindi il massimo insomma del dispetto, ecco, che hanno fatto a Gesù, nel senso che doveva essere premiato anziché essere ucciso. Quindi la croce non è, anzi, questo, dopo da questo, Gesù avrebbe così ottenuto attraverso questa morte delle grazie speciali per tutti, insomma i cristiani si sono convertiti a questo personaggio, quindi non lo vedono cattivo come lo dite voi, insomma, sì, capito? Sì, ecco, sì, questo sì, che voglio dire, sì, cioè sì, almeno sì, se sì, volete attaccare i cristiani, attaccateli nel loro campo, ecco, non nel modo di vedere, no, come... No, noi dobbiamo attaccare dal nostro modo di vedere, non possiamo... È un po' brutta come l'ho detto, attaccate nel loro, no, campo, non credo, no, che stiamo qui a farci la guerra, no? No, nel, no, senso che noi dobbiamo esprimere la nostra sequenza di idee. Sì, capisco, ma forse poi se un cristiano vi ascolta capisce che voi parlate di un qualche cosa che a lui non riguarda in un certo senso, capito? Sì, sì, ma quindi vorrei essere... che vi confrontaste anche con quelle che sono
le credenze più come si può dire, più radicate, sì, più diffuse all'interno del mondo cristiano. Sì, beh, tieni presente che noi non siamo più cristiani o cattolici da 30 anni, per cui... Ho capito, perché no, al limite mi sembra che poi se un cristiano vi ascolta dice, beh, insomma, qui è meglio che giro, alzo le spalle, insomma, non mi toccano più di tanto. Sì, non è che con questo voglio, insomma, che li esterminiate tutti, no, eh? No, perché... Buon, saluti. Ciao Marco. Ciao. Pronto? Scusami. Dimmi. Posso dire una parola? Dilla. No, non ti dico mica su, dai. Volevo solamente pensare tu Marco qua che parla e anche che di un altro che ne pare uno che aveva di testa si chiama Paolo, Giampaolo. Sì. E se via di testa tutti i nostri poveri turdi mi fa peccato. Va bene. Scusami, mamma mia, che voglio bene a tutti i tuoi giovani. D'accordo, Beppi. E se via di testa e doveva andare il prete, questo qua mi ha mancato andare il prete, perché mi sentivo ancora ai tempi che fu. E parlava sempre dei preti, era proprio il giorno fisso. Sì, te dico, perché mi ogni tanto lo ascoltavo, e le radio anche altre radio, no questa. Sì. Ecco, ogni te volevo salutare che il mio amico che ho sentito che mi ha salutato prima. Sì. Non so come si chiama, però cambio il saluto. No, neanche di altri siamo riusciti a sapere chi che è. Ecco, beh, insomma, è un peccato che non si sia presentato. È un peccato che non si sia presentato. Ecco, ciao. Sì, e io volevo aggiungere una cosa. La croce, dal punto di vista simbolico, è un fattore negativo, nel senso che è un tappo. Pronto? Nel senso che la croce delimita quattro aree, nel senso c'è i quattro elementi. E il fatto che venga conficcato sulla terra fa proprio da tappo alle energie, cioè proprio le blocca. Sergio. Dimmi, Sergio. Niente, ciao a tutti quanti. Ciao. Però è molto riduttiva, diciamo, il modo di esporre l'immagine del Cristo, perché se si parla di quello che una figura può rappresentare per chi crede in un determinato sistema, è un conto. Se si parla di quello che in realtà quel Cristo e i valori che ha portato o che intendeva portare, che dopo non siano stati seguiti più o meno dalla comunità che ha abbracciato quel sistema, è un altro conto. Quindi secondo me no, si deve parlare anche di quei valori oltretutto e parlare anche del contesto in cui si svolgevano quei valori, cioè che Gesù era un Galileo e che doveva sottostare alla cosiddetta, non dico persecuzione, ma quasi di un impero romano. Non era perseguitato, no. Assolutamente. No, ho detto quasi da un certo punto di vista come condizioni di una realtà che dovevano sottogiacere. Ma neanche tanto. No. Anzi, guarda, c'era aspetta un attimo, voglio dirti. Dopo senza parlare di tutte quelle caste, di tutte quelle che c'erano in quel tempo, in quell'area, perché c'erano gli ebrei cattivi, c'erano gli ebrei buoni, c'erano i samaritani, tutto via dicendo, questo all'interno della popolazione stessa di quell'area, senza contare appunto dell'impero di un impero romano con i suoi dei pagani più o meno quelli che erano, che io non sto qua a discutere, ma che comunque imponeva il suo volere, specialmente dal punto di vista fiscale. Quindi secondo me il Cristo quando ha portato avanti, ha fatto una scelta di stare con quelli che non hanno niente,
Non è vero. Aspetta un attimo, dopo puoi contestare. Quello che io penso, sai, non ho detto che questo deve essere la verità, né per me né per me, è quello che io, secondo me, quello che io penso adesso. Hai, sono pronto anche ad abbracciare o a ripudiare qualsiasi cosa se lo trovo logica. Ma dal mio punto di vista, no, Cristo, quando ha fatto questa scelta di farsi paladino, di rappresentare la povera gente, o quella che stava peggio, l'ha fatto proprio in questo senso ha trasmesso quei valori cristiani, secondo me, fino ad immolarsi in un atto di massima non violenza, essere stato crocifisso. Sergio, è stato processato per un tentativo di colpo di Stato. Scusa? È stato crocifisso perché i romani, per il colpo di Stato e per i ribelli, c'era la crocifissione. Va bene, allora, ma il colpo di Stato da chi proveniva? Quando si è scagliato contro quei sacerdoti, no? No. Come no? Era uno praticamente che andava contro il sistema, contro il potere di quel tempo. No, voleva come? Essere lui l'uomo di Dio. Ma no, non è che. Ma allora no, tu vedi solo il lato che ti piace vedere del Cristo, secondo me no. Guarda che non sulla storia, ma nei Vangeli c'è scritto questo, Lui al processo dice ai sacerdoti: tu mi vedrai venire alla destra del Padre e discendere dalle nuvole. E il sacerdote cosa fa? O si mette in ginocchio o lo riconosce come figlio del suo Dio. Cioè lui ha fatto il massimo reato possibile in quel momento. Non poteva essere. Lui è stato condannato per il tentativo di. Ma qual era? Ma allora tu devi dire anche cosa erano i sacerdoti di quel tempo e cosa facevano? I sacerdoti erano il comando sociale, non facevano mica niente. Non facevano, appunto per questo no. E cosa rappresentavano? Facevano da tramite. Erano sacerdoti pagani. Ma facevano solo da tramite al potere romano. Guarda che fra i sacerdoti c'erano gli zeloti, che sono, oltretutto gli zeloti hanno fatto fuori quella persona nel 70 dopo Cristo, che Giovanni dice che invece lo ha ammazzato prima di Cristo, infatti è tutto un guazzabuglio i Vangeli. Gli zeloti erano una fazione che erano all'interno dei sacerdoti, che era una fazione proprio per combattere i romani. Sì, ma secondo me è un dato di fatto, no, che con riguardo alla morte, no, che la croce è il segno finale, nel senso che è proprio importante questo della croce. Guarda, perché era quel tipo di morte che era riservato a chi contestava radicalmente il sistema. No, allo schiavo ribelle. Ai non cittadini e agli schiavi. Difatti, nessun cittadino romano è mai morto sulla croce. Come mai? Sì. È vero questo. Sono d'accordo. Allora, vero, sì. Allora vedi no. No, ma quello che voglio dirti io è che noi le cose le afferriamo per come si sono proiettate nella storia. Si deve capire anche i valori di queste cose qua, non solo quando fa convenienza fermarsi sui gesti e quando non è conveniente metterli da parte. Ma non esiste un gesto che sia condivisibile, capisci? Ma perché no, scusa? Punto. Cioè, il Gesù di Nazareth non fa, praticamente, cosa sono i quattro Vangeli? Cioè, una struttura fondamentale che è un vecchio credo che avevano gli Esseni, che è la pulsione di morte fatta ideologia, e dopo ci sono delle storielle che i vari evangelisti scrivono a proprio uso e consumo. Il nocciolo centrale è però questa pulsione di morte, cioè lo scopo è quello di mettere in ginocchio le persone. Questo è il punto, cioè in tutte le parabole, in tutti gli episodi di Gesù, lo scopo è mettere in ginocchio le persone. E gli Esseni volevano mettere in ginocchio tutti gli altri ebrei. E questo concetto è stato esteso. Tieni conto che lui veniva dall'ebraismo, e l'ebraismo non si possono fare proseliti, ma sei una discriminante se tu sei o no ebreo. Di conseguenza c'è ancora una cosa più limitativa. Cioè, quindi anche all'inizio i cristiani hanno avuto dei problemi sul discorso che tu devi dare prima ebreo e dopo cristiano. Ti faccio un esempio. Da dove veniva, ma facciamo guarda, di come è esistito piuttosto, no? Nella sua vita, almeno di quello che ci viene percepito e quello che è stato proiettato dai Vangeli o da altri manoscritti, il messaggio che lui, secondo me, è importante.
che di lui è importante. Quale messaggio? Cioè, il messaggio proprio di farsi. Quello di? Quello di farsi portavoce di chi sta peggio. Ma tu lo dici, tu lo dici. Ma è questo, è cioè, lo dico io, sono io che sì, ti cioè, è una tua opinione. Io rispetto la tua idea, ma è solo un'opinione, cioè, non ma è reale. Tu e basta. Va bene, attendo, ammettendo che questo sia vero, no? Ecco il discorso prima, quando quell'altra telefonata diceva, no, se venisse Cristo oggi non dovrebbe certamente schierarsi col Papa. Per me sì. No, ma... Vabbè, ma allora che vuol dire che dal punto di vista, no, di portare avanti i valori, vuol dire che tu classifichi portare avanti i valori che porta avanti la Chiesa al giorno d'oggi sono gli stessi che porta avanti il Cristo. Sì, questo che c'è una cioè, non c'è nessuna interruzione, c'è una continuità assoluta. Allora non siamo in sintonia su questo, ragazzi, purtroppo è... chiaramente, probabilmente non siamo in sintonia, no. Però sta attento, quando a te ti dicono i primi saranno gli ultimi saranno i primi, se tu la leggi sulla Bibbia, cioè sui Vangeli, non dice i primi saranno gli ultimi saranno primi, dice che alcuni dei primi saranno gli ultimi. Cioè, il gioco è molto sottile, però bisogna riuscire ad andare a leggerselo, non aspettare che te lo dica il prete. Ma certamente che sono d'accordo su questo, ma ti dico che non si può, secondo me, no, dire che la Chiesa cattolica rispetta in tutto e per tutto gli insegnamenti del Cristo. Anzi, diciamo che in gravissimo errore. No, diciamo che la Chiesa cattolica purtroppo non riesce a applicare in estremo e in negativo quello che Cristo ha detto, o quello che noi valutiamo come Cristo. Beh, cioè, diciamo che la Chiesa è meno criminale di Cristo. Non riesce ad applicarlo, no? Se la Chiesa non riesce ad applicarlo, vuol dire che non lo segue per niente. No, lo segue, solo che non riesce ad essere all'altezza criminale di Cristo. Cioè Cristo è peggiore della Chiesa, questo vogliamo dire. Vabbè, è una vostra opinione. Se tu mi dici, ad esempio, se facessimo il gioco della torre e ci fosse Gesù Cristo e il Papa, io metterei sul Papa, solo perché è meno criminale rispetto a Cristo. Ti faccio un esempio. Quando gli apostoli tentano di mettere via il pane per andare sulla barca che non c'è più pane, no? Gesù gli dice loro, ma come, non avete visto che io ho moltiplicato i pani e i pesci? Questo insegnamento è sempre stato esteso dai missionari per impedire alle persone di coltivare il futuro. Tanto ci pensa Dio a fare il miracolo, tanto ci pensa Gesù a fare il miracolo. Cioè, la malvagità, di delegare agli altri. La malvagità consiste nel distruggere il futuro della persona. Ma no, ma vedi, voi prendete solo esempi, cioè l'insegnamento del Cristo non era questo. Era anche quello di amare il prossimo. E allora facciamo così. Quindi, tu prendi in mano i Vangeli e mi citi dove trovi questo, capisci? Cioè tu dici, leggo da Matteo, questo qua dice di amare il prossimo e vediamo come si colloca la faccenda. Ma te lo dico io che secondo quello che io ho percepito, no, da quello che mi è venuto dall'insegnamento cristiano del Cristo. Cioè, secondo me è proprio questo che mi fa capire. Ma è chiaro che capire. Il padrone dirà all'operaio di amare il padrone. Ma non offuscare i termini, non c'entro niente. Ti faccio un esempio, tanto per dire. Tu crei un'immagine di Dio che ti fa comodo, perché logicamente quella che non è vero questo, lo dici tu. Sì, ma no. Cioè, nel senso che che avere un'immagine di Dio è una cosa molto riduttiva. Prendo una cosa che non mi piace e la cambio, la modifico alle mie esigenze. Benissimo, questo lo si può fare. No, ma non è... Appunto, ma lo dici tu che lo faccio. Sì, ma tu lo fai, cioè... Io ti parlo di quello che è pervenuto a me di una persona esistita 2000 anni fa. Sì, ma è una tua modificazione soggettiva. Cioè, perché... Tu non sopportavi la visione reale e le tue esigenze. Un momento, ma guarda che io ti ho promesso all'inizio quello che io penso. Ma infatti, è per questo lo accettiamo, sappiamo che la tua idea te la rispettiamo. Vabbè, ma lasciami anche discutere il fatto che tu pensi che Cristo sia stato uno dei peggiori criminali. Allora devi portare anche i fatti, scusa. Ma noi portiamo i fatti. Dai, comunque ciao a tutti. Ciao. Il problema vero è che noi i fatti li portiamo, solo che chiaramente i fatti li leggiamo noi, non è che li legge Wojtyla o legge il sacerdote, li leggiamo noi come pagani. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Ciao Claudio. Ciao. 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 Francesco, mi pare. Ciao.
Voglio riallacciarmi al discorso missioni, missionari, che non potevo entrare con la telefonata prima. Sì. Ecco, io leggevo qui da un settimanale francese, se volete vi faccio avere anche le fotocopie. Sì, grazie. Un settimanale Paris Match, non so se lo conoscete. Sì, sì. Dunque, leggo qui Jean-Pierre Dutillet, un giornalista famoso francese, l'amico di Raoni, cioè sì. Raoni è il... È quello che ho citato prima. Quello sì. Di Sting, quello che ha portato sì, sì, Sting sì. Dal Papa. Esatto. Dunque, va a incontrarlo nella foresta amazzonica. Allora, quello qui che scrive, questo giornale, è da questo articolo, diciamo, che dei cristiani, diciamo, protestanti, battisti sì. Protestanti americani, come giustamente avete sottolineato voi prima, pensano che l'ossessione sia un sistema efficace per piegarli. Certo. E diciamo renderli dipendenti, perché a loro dà fastidio che siano autosufficienti. Certo. Vogliono diciamo inglobarli, circoscriverli nelle missioni, per poi dar via libera ai vari capitali sull'abbattimento della foresta sì, amazzonica, cioè, diciamo che lo scopo ultimo è questo. Tra l'altro queste brave persone danno caramelle, non gliene frega niente della loro salute, danno delle caramelle che mandano in putrefazione la loro dentatura sì. E tutta una microcultura viene minacciata o addirittura cancellata, cioè infatti. Villaggi completamente abbandonati perché vanno a finire poi in queste missioni. E questo qui è tutto un articolo che leggo da un giornale, cioè francese, non è invenzione o storie. Poi volevo dire questo, che ho visto su un documentario alla televisione, mi pare Geo e Geo, che fanno sì. Rai 3, sì, la sera. Ho visto degli indigeni del Sudafrica che cioè, loro hanno dei balli, delle danze, certo. Sì, loro. Sì, sì, sì. E dei missionari austriaci a cui loro pareva che queste danze non fossero, diciamo, così, come si può dire? Sì, in regola per la moralità. con loro modo di vedere, e praticamente hanno fatto vedere, hanno cambiato tutti i movimenti sì. Qualcuno significa niente, sembrano dei valigiani svizzeri, un balletto tirolese, esatto sì. Li hanno fatto diventare dei pagliacci ridicoli. E poverini, loro fanno del loro meglio, ma si vede che non è roba loro, non è la stessa è cosa, è una cosa imposta, sembrano delle marionette, esatto. Ecco, quindi diciamo che queste cose si possono sia leggere sia vedere continuamente, non è che voi diciate delle cose che non hanno infatti. Chissà di quale gravità, sono cose che... Però abbiamo il torto di mettere l'accento, no? Sopra. Come? Abbiamo il torto di mettere l'accento sopra e di proporre qualcosa in alternativa. Sì, sì, sì. E un'altra cosa, voi avete letto il libro Chimera? No. Chimera? No. Bene, cercherò di farvelo avere se volete. Che è quello di Vassalli? Di Vassalli, sì. Mm. L'avete letto? Ne ho letto una recensione, sì. Sì, è bellissimo. Sì, no, infatti so che appunto... interessante, come? Sì, sembra riferito anche a un processo di stregoneria, se non sbaglio. O a che fare sì, con la stregoneria, sì, o sbaglio. Sì, sì, esatto, esatto. Poi un'altra cosa, volevo informarvi che fra poco uscirà nelle sale cinematografiche il film Crogiolo, che parla diciamo, l'argomento è tratta del quel processo alle streghe di Salem. Il Crogiolo? Sì, di Miller. Quello scrittore ebreo americano, Miller. Sì, sì, sì. Ce lo stiamo sì. Prendendo nota. Sì. E praticamente penso che stiano ultimando le riprese. E fra poco in inglese è Crucible.
perché penso venga fuori col titolo in inglese. Crucible. Crucible, sì. Sarebbe il crogiolo comunque. Lo andremo a vedere, anche se penso che lo salterò, perché a me mi fa un male boia vedere certe cose. Sì. Allora sentite, vi ascolto alla radio. Grazie. Grazie, grazie. Sì. Ciao. Grazie ciao. Per la trasmissione. Grazie. Arrivederci. Ciao. Vediamo. Pronto? Ciao. Paolo, sempre ciao, sta attento. E mi tirate per i capelli continuamente. Cioè, quello che io non accetto delle religioni in genere, non solo della, ma proprio di tutte le religioni, quelle che si definiscono proprio, che portano la verità, no? Monoteista, quindi, che la verità e la giustizia soprattutto parte da una data ben precisa, non cosmica, ma storica. Sì. E sempre una certa latitudine, stranamente, sempre nella fascia, diciamo, dove esiste, non dico il caldo, ma comunque esiste una buona temperatura, è vero? Provate a pensare. Sì, ma però, infatti questo è vero. Però soprattutto, intanto la Madonna la vedo solo a una certa latitudine e basta, questo sia ben chiaro. E, ma soprattutto, proprio la giustizia parte da una data ben precisa. Quasi che l'uomo prima fosse stato un orango, insomma, scusatemi, supponiamo 3-4 mila anni fa chi erano, quelli che c'erano, se c'erano, sì, mettiamoci d'accordo, insomma, forse c'erano anche degli omuncoli 4-5 mila anni fa, e cos'erano quei là? Dei sì, ma topi, infatti erano topi da bruciare, insomma. Sì. Sì, erano gente che non contava niente. Ah, no? Ho capito, sì, allora ho capito tutto. Va bene. Va bene. Comunque è questo che mi lascia molto perplesso delle religioni, insomma, in genere, che la giustizia parte con la bacchetta da una certa data. Infatti. Sì, sì. Ciao. Infatti. Ciao. Ciao, ciao. No, difatti, sai, ci sono vari testi che dicono questo. Il fatto stesso, ad esempio, della numerazione, di poter catalogare le cose, di poterle determinare. Basta pensare, ad esempio, citavo appunto Maffessori, che diceva, la facoltà di numerare è nella Bibbia, prerogativa di un Dio, è normale che tale privilegio vada a finire ai suoi sostituti mondani. Così tutto e soprattutto la felicità del popolo è passibile di misura. Ritroviamo qui quello che possiamo definire il complesso del grande inquisitore, che intende calcolare la quantità e le qualità della felicità sociale individuale. Bene. Aspetta, Claudio, volevo fare l'annuncio. Sì, ecco. Vai Francesco un attimo. Ecco, pensavamo di avere più tempo, invece la radio si è organizzata in maniera diversa. E, per chi è interessato, alcuni dei nostri ascoltatori la conoscono, è la Zoe, che fa parte del gruppo Sacre Radici. Francesco, siamo costretti a bloccare le telefonate, e fra qualche minuto prendiamo le telefonate in privato finché l'altro speaker va in trasmissione. Portate pazienza, dobbiamo fermare le telefonate. E organizza una serie di corso di sciamanesimo, si chiama I Quattro Elementi, il Cerchio Sacro, un'introduzione alla religione della terra e la tradizione sciamanica europea. Il seminario organizzato dalla Zoe, che è una nostra amica, che è la fondatrice della Stazione Sacre Radici, e lei ha partecipato a tutta una serie di iniziative anche negli Stati Uniti, in Germania, in Scozia, per quanto riguarda la tradizione sciamanica. E questo corso sarà un seminario riservato a un massimo di 8 partecipanti e si terrà il 2 marzo 97, dalle ore 10 alle ore 18. Chi è interessato può telefonare, e questo è un numero di Lecco, e il seminario si terrà nella zona di Lecco, può telefonare al 0341 918243. O per chi voglia scrivere, può scrivere a Sacre Radici, casella postale aperta, 22040, Moggio Valsassina, in provincia di Lecco. Ecco, casomai questo lo ripeteremo come annuncio, perché per chi ne vuole un attimino approfondire, anche dal punto di vista operativo, la cosa, potrà anche farlo. E io volevo citare per chiudere sempre sul discorso del sangue, che il limite mi riprometto di finirlo la prossima volta. E c'è un libro sul sangue che si chiama Il sugo della vita, il simbolismo e magia del sangue. E in questo testo si possono trovare dei riferimenti ben chiari. La devozione alla passione di Gesù, la contemplazione e l'imitazione della passione arcibissima del Redentore, l'ossessione della flagellazione, le piaghe aperte, il costato squaternato, il cuore palpitante e digno, lo stilicidio della carne squartata ed oltraggiata, hanno finito per dare le fantasie di autopunizioni dei condizionamenti anche tipo psicosomatico. Ecco, io chiudo qua.
Se qualche radioascoltatore vuole telefonare in privato,